Ciao a tutti cari amici, bentornati qui al Bugiardino di Fata Zucchina. Oggi siamo in compagnia del cavoletto di Bruxelles, davvero una perla di salute, come ci raccontano gli amici dell'ASL di Asti e dell'Università di Torino nella loro scheda salute. Quindi al via con il Bugiardino del cavoletto di Bruxelles. Cavoletto di Bruxelles è ideale per i vegolosi che vogliono fare il pieno di vitamine. È infatti ricco di fibre, proteine, minerali, vitamine, in particolar modo la C, ma anche la vitamina K, che è essenziale per le ossa del nostro corpo e non solo. Secondo recenti studi, infatti, essa limita il danno neuronale al cervello nei pazienti affetti da Alzheimer, oltre a contenere anche il gefanto, una sostanza che protegge la mucosa dello stomaco, quindi molto utile per chi soffre di reflusso gastroesofageo, ma anche per l'anemia, oltre a essere uno dei migliori antiossidanti che la natura ci possa offrire. Acquistandolo, verificate che i margini siano integri, privi di parti molli o annerite, e che non sia troppo umido, indice di poca freschezza o cattiva conservazione. La cellulosa di queste varietà di cavoli è così tenera e delicata che la cottura deve essere calcolata con grande precisione. Sono considerati di migliore qualità le varietà di dimensioni molto piccole e più chiare. Restiamo quindi in compagnia con la famiglia dei cavoli e la volta della cucina. Siamo qui in compagnia con il nostro chef Sandro del locale Blanco qui alle Cupole, a Cavaller Maggiore, e poi del nostro carissimo amico ed esperto Massimo Martinelli. Interessantissima questa rivisitazione del cavoletto di Bruxelles, che battezziamo così ma in realtà è coltivato qui in Piemonte. Sì, allora, come ce l'hai preparato? L'abbiamo fatto in due versioni, una in insalata sempre estiva e l'altro finger food da mangiare a queste aperitivi cena che facciamo qua alle Cupole. Abbiamo preso il broccolo, l'abbiamo scottato in padella, passato un po' leggermente il forno a vapore, riscottato in padella con la pancetta. Esatto, quindi c'è anche questo accostamento di gusti. Sappiamo che il cavoletto di Bruxelles è un prodotto da non perdere per i vegolosi, quindi chi è goloso di ortaggi, perché ha effettivamente un sapore molto intenso, con l'accostamento al salume diventa davvero perfetto, molto stuzzicante. Sentiamo un po' in che modo però stuzzica la mente del nostro amico Massimo. A me piace la pianta, nel senso che ti dà un senso di completezza e di confusione, se volete. Poi è talmente buono che come si fa a rinunciare a un cavoletto di Bruxelles? Esatto, quindi appaga molto la nostra gola, ma è anche un pieno di vitamine, l'abbiamo sentito nel Bugiardino. E poi c'è questo fatto che fa molto bene alla mucosa del nostro stomaco, quindi chi ha reflusso può davvero soddisfarsi a tavola senza ledere alla propria salute. Questo è lo spirito con cui noi vi raccontiamo la cucina e tutti i prodotti dell'ortofrutta in modo particolare. Quindi continuate a seguirci ogni lunedì, mercoledì e venerdì 20:50 qui su Telecupole con il Bugiardino di Fata Zucchina. Ciao ciao!